Per colazione tornano le mug cake, che viva! Ovvero le tortine, quelle nel microonde. Già vi ho fatto un paio di video, cercateli. Però ho cambiato la ricetta, ne ho fatta una ancora più bella, guardate, tutta cioccolatosa. Quindi se volete un altro video ve lo faccio, che sono carine, perché sono veloci, sono buone. Ho preparato il mio cappuccino di soia. E adesso mangio, adesso questo qua, guardate che food porn diventa. Si scioglie tutto il cioccolato. Yummy. Ma che tristezza mangiare sano, me lo chiedo sempre, guardate qua che goduria. Poi ho messo della pera, mangerò anche quindi la pera. E puccerò, mi piace tanto pucciare, guardate qua è bella sofficiosa. È buonissima, troppo, proprio tipo una torta proprio. Pucciando nel cappuccino, oddio, è troppo buona. Prima di iniziare a mangiare, mentre cucino, sgranocchio il mio finocchio. Lo sapete, ormai è un must per assicurarmi un po' di verdure. Il finocchio poi è super drenante, io poi lo adoro, tipo aperitivo, quindi Per pranzo pasta con panna light, callita sale, non so se vi ho mai fatto vedere, farfalla, panna e prosciutto, volevo mettere anche funghi ma non ce li avevo, uffi, e ovviamente sono farfalla integrale, ovviamente non c'è la panna, ma cosa c'è al posto della panna? Vediamo se indovinate, vi lascio con questa incognita, no vabbè scherzo, ve lo dico. Sopra ci ho messo questo formaggio light che mi piace tantissimo, e appunto per una mia porzione ne metto metà. E poi questo qua, che penso che io e mia sorella ve l'abbiamo fatto vedere sicuramente in qualche video sui prodotti al supermercato, è questo prosciutto di Praga che a me piace tantissimo, comprato all'MD, se non erro, ma ce l'hanno praticamente tutti i supermercati, è praticamente senza grassi, quindi è super magro e mi piace molto per la quota proteica. E sopra ho messo un po' di sale, un po' di pepe, ovviamente olio extravergine d'oliva, questo buonissimo, un bel cucchiaio come sapete, sempre a crudo, e voilà. Metterò anche un po' di parmigiano grattugiato, e poi dopo, se ho ancora fame, ovviamente mangerò qualche altra cosa, ma che non vi farò vedere perché se no dite che mangio troppo. Vabbè, comunque penso che mangerò tipo fiocchi di latte o del parmigiano, qualcosa così. Yummy. Che c'è? Lo vuoi anche tu? Vedete? Eccolo che mi spiega sotto al tavolo. Chi c'è? Anche tu la peste con la panna? Merenda oggi con pancake speciale, fatto da me con la ricetta di cui vi ho fatto il video un po' di tempo fa, è sempre la stessa, quello con la farina d'avena, ed è buonissimo. Ci ho messo un po' di yogurt di soia, un po' di marmellata 100% frutta ciliegia, un po' di fragolino, una spolverata di semi di chia, una spolverata di farina di cocco. È troppo buono, invitante, guardate che bello questa merenda per me e la Nenzina. Ti piace, Nenzi, questa merenda? Yeah! È troppo buona, yeah, il tuo yeah inconfondibile. Per cena ho preparato delle fantastiche polpettine di macinato magro, non sono fritte, sono fatte in modo sano ovviamente, con tutte le spezie dentro, sapete, carità style, e delle patate fatte al forno, buonissime, qui ho messo del rosmarino e adesso andrò a mettere un cucchiaio d'olio a crudo, e un'insalata fatta con insalata, rucola, cetrioli e semi di papavero, ovviamente olio sal limone. Poi qua ho fatto il mio ketchup fatto in casa, di cui ho fatto il video per accompagnare il tutto, un po' di pane integrale tostato e buon appetito! Olio extravergine d'oliva. Yummy!